È Martina Saladino, in arte Marte, a conquistare il primo premio del Rock Contest, il concorso per giovani band e artisti organizzato da Controradio in collaborazione con Regione Toscana, Giovani Sì, Fondazione Sistema Toscana e il contributo del Comune di Firenze, Publiacqua e il sostegno della SIAE. L'elettropop ironico e postmoderno della giovane cantante di Genova le ha permesso di vincere 3.000 euro per la crescita del suo progetto musicale. A me colpisce moltissimo la tua sicurezza sul palco. Tu lo domini, possiamo dirlo. Da cosa ti viene questa forza? Ma allora, non so se chiamarla sicurezza, però è tanta voglia di starci sul palco e quindi probabilmente arriva da questo. Sicuramente è qualche anno che suono, da quando sono bimba, che sono sui palchi con uno strumento o con un altro. Questo magari traspare, però più che altro è tanta voglia di stare sul palco. L'edizione 2022 del Rock Contest, che in oltre 34 anni ha scoperto band del calibro di Offlaga Disco Pax, Banda Bardò, Roy Paci, Irene Grandi, Manitoba e tanti altri, ha segnato quest'anno il ritorno ai live in presenza, con una grandissima partecipazione del pubblico e degli addetti ai lavori. È stato l'anno della condivisione, della festa, delle cose fatte insieme, dei gruppi numerosi, di amicizie scambiate, strette durante le serate, musica molto collettiva. È un anno di grande rinascita probabilmente, dopo due anni un po' critici. Ospite speciale sul palco la cantautrice toscana Emma Nolde, che ha presentato Dormi, il suo secondo album coprodotto da Motta. Cosa ti ricordi della tua prima Rock Contest quando arrivasti in finale? Mi ricordo che si ruppe la corda della chitarra mentre si suonava e il synth, no? fu molto rock and roll, come è giusto che sia. Questa volta siamo più sperci a due chitarre, ecco, mi sono preparata. Cosa consiglieresti a questi giovani musicisti che stasera sono qui, che si sfidano sul palco? Cosa devono fare secondo te? Penso che la cosa più importante in questo momento storico qui, in cui è tutto molto veloce, è non considerare che è tutto veloce, cioè cercare di fare cose che rimangano nel tempo, che in realtà sembra strano, ma è uno dei consigli che non ti dà nessuno, ti dicono tutti di fare, posta, fai, scrivi, metti. In realtà poi ci si dimentica che quello che si fa deve durare nel tempo, quindi anche di in realtà avere pazienza nello scrivere, nel pubblicare, di pubblicare solo cose di cui siamo veramente orgogliosi, proprio noi che le pubblichiamo. Andare contro un po' a questa velocità assurda che si mangia un po' di senso a volte. Tra i giurati che hanno scelto la vincitrice, Francesco Motta, Aimone Romizzi dei Fast Animals and Slow Kids, Alberto Cazzola dello Stato Sociale, Max Collini, Alessandro Baronciani, le etichette discografiche e i direttori artistici dei più importanti festival estivi italiani. E tra il pubblico anche un attentissimo Piero Pelù. Nell'82 noi vincemmo il Festival Rock a Bologna, che era anche quello lì una cosa nazionale con la RAI. E ci servì tanto. L'importante è che questi festival continuino ad esistere e che ce ne siano sempre di più. Questo è veramente fondamentale. Lunga vita al Rock Contest e a tutti i festival di musica che ci sono in giro.